La terza cosa che poi dovete proiettare ai ragazzi in quest'ora di spiegazione sono i ruoli e i compiti. Noi abbiamo scelto dei ruoli semplicissimissimi e sono solo ruoli di gestione, nel senso che se voi vi prendete il libro di Johnson & Johnson, in realtà ce ne sono tantissimi di ruoli e compiti che potete assegnare ai ragazzi. Noi ne abbiamo concentrato i principali, che sono quelli fondamentalmente di gestione e di funzionamento, in modo che si concentrino proprio sul far funzionare bene il gruppo, la collaborazione. E sono quelli che vedete qui. E poi la cosa importante è che ognuno deve avere un compito. Sì, dai, sì, sì. Cioè non ci può essere nel gruppo chi non ha un compito. No, 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 i ruoli e i compiti li assegna il docente e non si discute. Perché vedo però... che ad esempio quello del raddoppio di sotto. Sì, ma lo devi già dichiarare. Sì, 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 cioè, però appunto, ci cinque. Può essere un gruppo, cioè nel gruppo tutti devono avere un ruolo. Sì, sì, il docente può dire abbiamo un gruppo da 6 persone, ci saranno due moderatori. Ma lo decide. Sì, sono divisi nei ruoli di gestione, però lavorano invece tutti insieme sullo stesso piano, sul compito che stanno realizzando. La divisione non è sul lavoro, no, ma lei volevo sottolineare il fatto che sia importante che ci sia un ruolo per tutti, certo. E non solo nei lavori, vedremo adesso, non so, un esempio di lavoro, ma comunque l'anno scorso noi abbiamo cominciato, adesso poi lo diremo, abbiamo cominciato non utilizzando tutti e 5 ruoli, ma soltanto i primi 3. Chi delle seconde se lo ricorda, lo saprà, ossia il moderatore, il segretario e l'osservatore, che sono proprio quelli minimi di base. Il primo lavoro di gruppo conviene sempre farlo con solo 3 ruoli, che sono il moderatore, il segretario e l'osservatore. Tu mi dirai, ma io ho un gruppo di 6 persone, di 5 persone, non c'è problema, raddoppi, avrai a quel punto, che ne so, 2 osservatori, o osservatori forse è sempre meglio uno, perché poi, oppure anche ultimamente noi l'anno scorso mi ero divertita ad avere 2 osservatori, perché 2 punti di vista, poi ti ritrovi 2 schede dell'osservatore e la discussione finale, come dire, è molto più vivace, no? Comunque tu raddoppi semplicemente, avrai 2 segretari, 2 moderatori, ok? Però giustamente, come ricordava Dana, nessuno deve essere privo di più ruolo, ok? Ci eravamo detti di partire con gruppi da 3, anche perché in prima non si conoscono anche fra di loro e poi è difficile cooperare, cioè, diciamocelo, anche da adulti è una difficoltà pazzesca. Quindi finché siamo in 2 ce la facciamo, in 3, in 4, 5 giustamente la fatica aumenta. Quindi sicuramente partire in gruppi da 3. Poi, come dici tu, ci sono opinioni diverse a riguardo. Io personalmente non ho scelto, poi dipende anche dal lavoro, dipende dall'attività. Noi abbiamo cominciato, però metà anno abbiamo iniziato con 5, prima per primo quadrimestre hai lavorato per grado, poi con 5 sei lavorato. Sì, e aggiungi un ruolo per volta, per gradi, nel senso la prima volta è facile spiegare che il moderatore controlla il volume di voce e i rumori dei compagni e i turni di parola. Il segretario è quello che scrive e quest'anno abbiamo introdotto il fatto che il segretario è l'unico che può chiedere spiegazioni all'insegnante, perché abbiamo riflettuto sul fatto che se ogni volta che uno ha bisogno alza la mano e noi ci avviciniamo e spieghiamo, la comunicazione fra di loro è meno stimolata. Se invece loro sono obbligati a spiegare ciò che non hanno capito al portavoce, questo segretario fa parola, sono stimolati a confrontarsi molto di più al loro interno. Segretario, scritto le decisioni e lavora il gruppo, comunica con l'insegnante, sì. È l'unico che può alzare la mano, l'insegnante si avvicina e aiuta. L'osservatore ha un ruolo fondamentale, nel senso che è quello che deve registrare le dinamiche sociali, praticamente. Se litigano, se tutti collaborano, se c'è un problema è importante che registri come è stato risolto, cioè se c'è una lite, la lite non viene penalizzata in sé, cioè se litigano in un gruppo lasciateli litigare e alla fine tanto si quietano da soli. In seconda B l'anno scorso era un po' furiosa perché avevamo fatto un gruppo esplosivo con la Paola Bilancio, ce ne eravamo accorti,
se la sono risolta da soli e alla fine è stato molto interessante la discussione degli osservatori, perché loro davvero hanno conosciuto sia se stessi che i compagni, cioè hanno saputo spiegare perché era così esplosiva. L'osservatore è la persona che, alla quale viene consegnata all'inizio del lavoro una scheda, che è questa che vedete. Quindi l'osservatore ha, oltre che il suo ruolo, cioè il suo compito nella consegna, nello svolgimento della consegna, non so, dobbiamo risolvere un problema, tutti risolviamo un problema, oppure tutti concorriamo a scrivere una fiaba, o tutti facciamo il disegno, in più abbiamo ciascuno un ruolo. L'osservatore, diciamo che è il ruolo che comunque al momento ci sembra quello più pratico, quello che magari, come dire, alla fine del lavoro ci porta subito un risultato. La scheda dell'osservatore è fondamentale, non è fine tanto del prodotto, ma quanto poi della valutazione e della cooperazione, ok? E questa scheda è fondamentale. È tutto molto, bisogna prenderci la mano, perché per noi stessi, almeno per me, è difficilissimo fare il lavoro cooperativo, perché bisogna, non so, forse perché sono stanca, ma comunque devi prendere pratica, ricordarti la scheda dell'osservatore, raccoglierle alla fine, quindi non solo devi raccogliere il prodotto, ma anche ricordarti di raccogliere da ciascun gruppo la scheda dell'osservatore, che è fondamentale. Sì, oppure l'altrimenti per dire una cartelletta, ciascun gruppo ha un foglio protocollo dentro cui mette tutto il suo materiale. Quindi date dentro questa cartelletta il foglio con la consegna, il foglio della brutta, la scheda dell'osservatore e possibilmente una fotocopia della tabella con i compiti e i ruoli, perché all'inizio, soprattutto in prima, ti chiedono sì, ma io sono moderatore, ma cosa devo fare? Allora, per renderli il più possibile autonomi è bene che questa tabella sia appesa in classe e sia anche dietro il foglio protocollo dove hanno tutti i loro materiali. In questo modo alla fine dell'ora dovete ritirare solo 4 fogli protocollo con dentro tutto il materiale e si impazzisce un po' di meno. Gli altri due ruoli, il supervisore e il sostenitore, andrebbero aggiunti poi progressivamente. Il supervisore è quello che praticamente è come se fosse quello che fa tutti i giorni il prof, cioè spiega e dà le istruzioni rispetto al compito, ricorda lo scopo del compito. E il sostenitore è quello che lavora invece più sullo stato d'animo del gruppo. Incoraggia le partecipazioni di tutti, sostiene chi è più in difficoltà, fa in modo, e una cosa utile, che però è difficile da insegnare, loda le idee, cioè se uno tira fuori una bella idea, ti deve dire bravo, caspita, hai avuto una bella idea, anche se è una fesseria, però è importante che il sostenitore faccia questa. Come si fa a fare in modo che i ragazzi abbiano coscienza del proprio ruolo, cioè che rispettino i propri ruoli e che non si invadano uno con l'altro, nel senso che il moderatore non faccia un po' il segretario. Sì. No, e poi che è ovvio che poi sono, cioè è ovvio che poi tutti un po' facciamo i moderatori, cioè un gruppo, è ovvio che magari do la gomitata al mio vicino, si sta facendo qualcos'altro. L'ideale è far ruotare i compiti in modo che tutti provino a avere quel ruolo lì e poi progressivamente. Pian piano loro imparano lavoro dopo lavoro, non lo imparano la prima volta, sono molto confusi, la seconda già... Ed è difficilissimo, cioè è difficile da... è veramente, sono aspettative molto alte che abbiamo nei loro confronti, per loro fare l'osservatore è veramente arduo. Noi abbiamo cercato di volgere questa scheda molto in positivo, perché c'erano accorti che all'inizio riuscivano a segnalare solo le negatività del gruppo. E quindi abbiamo cercato invece di far emergere le positività. In questo vanno aiutati, cioè ogni volta che c'è un comportamento positivo in qualunque gruppo, lavorarci sopra, segnalarlo, mostrarlo come esempio. Devono anche imparare a osservare, imparare a vedere che cosa c'è da osservare, che cosa bisogna registrare, come, però non gli basta questa scheda, cioè dobbiamo essere anche noi a guidarli e a far vedere come stiamo osservando noi, che cosa ci si aspetta, quali sono i comportamenti che vogliamo che loro mettano in pratica e quindi premiarli ogni volta, insomma. Però vanno molto guidati in questo e ci deve essere un lavoro di restituzione che è delicato perché se è lungo diventa noiosissimo, è più pesante e rischi anche di perdere un po' il filo sul compito. Però non può neanche essere abbandonato, per cui bisogna trovare quell'equilibrio che ti permetta di
tornare su quella che è stata la loro osservazione, vedere se i ruoli sono stati rispettati, cioè dare una restituzione, un feedback ogni volta su quanto è emerso senza appesantirli troppo. Trovare questo equilibrio veramente, io l'ho trovato una delle cose più